Buongiorno a tutti. Direi che nella giornata mondiale dell'acqua, se non ci fosse stata la pioggia sarebbe stato un po' più un problema, quindi immagino che il tempo ci abbia riservato così questo clima proprio per metterci nelle migliori condizioni. Io porto il saluto innanzitutto del Presidente del Parco Nazionale del Pollino, l'onorevole Pappaterra, che era impegnato in altra iniziativa, e sono ben felice di rappresentare qui l'ente in una giornata particolarmente importante per l'intero comprensorio, che vede appunto Viggianello al centro di questa iniziativa, nella quale la Regione Basilicata in particolare, che è regione capofila per la questione dell'acqua di altre 7 regioni, proprio la ricchezza che c'è nel nostro territorio di questo bene fondamentale. Ovviamente lo scenario del Parco Nazionale del Pollino garantisce che qui ci sia non solo l'acqua, ma che l'acqua sia di una certa qualità, e credo che l'investimento effettuato, diciamo, anche dalla San Benedetto per poter utilizzare quest'acqua a beneficio di tutti ne sia la dimostrazione. Noi, come diceva il Sindaco, sul tema dell'acqua, sul tema della conservazione della natura, fondiamo alcune nostre iniziative fondamentali. Per esempio le presenze di cui si parlava, ci sono quelle che sono fonte APT, ma ne abbiamo noi ancora di migliori come dati, perché noi favoriamo con un'iniziativa all'inizio, diciamo, appoggiata anche dalla Regione Basilicata, dalla provincia di Cosenza, e con fondi di bilancio favoriamo così il turismo scolastico, favoriamo una iniziativa che porta qui dalle regioni limitrofe in particolare, ma anche da quelle più lontane oramai, un certo numero di alunni che vengono a visitare i nostri posti, e tra questi ovviamente possono non solo gli alunni per le scuole, ma anche per il turismo della terza età, per il turismo sociale, per far sì che questi posti vengano sempre più conosciuti, apprezzati e vissuti. Io oltre a queste cose voglio dire che questa iniziativa nel comune di Viggianello, i temi sono tutti ben espressi nel volantino, nella brochure che è stata prodotta, e ci sono tutti per quello che riguarda i temi che riguardano l'acqua, che producono l'acqua. Vi auguro di trascorrere una buona giornata, soprattutto ai ragazzi che possano così apprezzare e vedere da vicino quando diciamo, bevono una bottiglia di acqua sulle proprie tavole, insomma, di come quest'acqua viene fuori e come viene prodotta, insomma. Buona giornata a tutti e a presto.